Ciao a tutti, siamo a Busto per la Fiera del Fumetto Milano Comics and Games, edizione quest'anno 2022. Siamo in compagnia del Cappellaio Matto. Allora, via la sigla! Allora, anche quest'anno, 2022, siamo venuti a Busto per vedere i ragazzi dei comics, cioè tutti questi ragazzi che si travestono dei loro eroi. Facciamo un giro e speriamo di trovare tante belle immagini da farvi vedere. Le Itasha sono una sottocultura del mondo delle auto che unisce quello che è il mondo anime manga a quello che sono le automobili. In sostanza si tratta di livree che riprendono personaggi appunto del mondo dell'animazione e vengono applicati sulle auto. E a volte ci sono anche non solo di anime manga ma anche delle idol, e generalmente il proprietario dell'auto riprende quella che è la sua Oshi, quella che è la sua preferita, perché vuole mostrare al mondo, vuole che abbia successo nella vita. E ascolta, visto che noi non ce ne intendiamo, in questo caso cosa abbiamo? Cosa stiamo vedendo? In questo caso è Yame Nakiri di Hololive, che è una ragazza che fa intrattenimento in sostanza, ed è appunto del gruppo di Hololive, che alcuni associano come idol, quindi siamo sempre lì. Parte della seconda generazione, e appunto è la mia preferita, quindi l'ho messa nell'auto. Ok, grazie per la spiegazione. Niente. Siamo qua a Busto alla fiera Milano Comics and Games, cerchiamo un po' di personaggi, ok? Tra le numerose bancarelle del Milano Comics and Games è possibile trovare t-shirt dei supereroi e dei personaggi del mondo Marvel, Disney, manga, fantasy e così via, ma anche parrucche e accessori per potersi trasformare nel proprio personaggio preferito. Per non parlare poi delle numerose action figure, dei pupazzi della Funko e di tanti fumetti e oggettistica da collezione. In questa occasione, ragazzi e ragazze di tutte le età possono sfoggiare il costume del loro idolo e vestire per una giornata i panni del loro eroe. A fianco dei cosplayer amatoriali ci sono anche quelli professionisti, come pure disegnatori di fumetti o doppiatori dei personaggi dei cartoons. Nell'edizione di quest'anno alcuni stand erano dedicati alle costruzioni con i famosi mattoncini. Erano presenti inoltre punti di aggregazione per gamer e patiti di K-pop. Il bello di queste convention è che c'è sempre un'atmosfera di allegria e di serenità. E per qualche ora si riesce ad entrare in un mondo magico che fa tornare tutti un po' bambini. Che vanno sulla scala mobile ferma facendo le scale. Io casco. Comunque, per terra. Allora, no, volevamo solo raccontarvi che in una manifestazione come questa si incontra veramente di tutto, nel senso che ognuno si addobba con le fattezze del personaggio che lo appassiona di più. Quindi ce n'è davvero per tutti i gusti, dai supereroi ai super cattivi, ai personaggi dei film d'avventura. E noi li inseguiamo per cercare di farci fare un saluto o una scenetta insieme a noi, è quello che state vedendo. Ecco, diciamo che in un'altra occasione il nonzio si sarebbe agghindato da Star Trek. Ma no, avevi sempre detto che volevi essere Capitan Man. Capitan Man. E fare Capitan Man. Ok,
così. Meno male che tutte le volte ci ripensa, se no che figuraccia. Allora, mi trovo con O'Connor. Ma esattamente chi è questo personaggio? Questo personaggio viene dal film La Mummia, interpretato da Brendan Fraser, ed è un personaggio che ha fatto la storia negli anni 2005-2010 con i tre film che sono usciti al cinema, che hanno conquistato molte persone, tanti appassionati del genere. E come mai ti appassiona questo personaggio? Principalmente perché mi hanno detto che gli assomiglio un poco anche come l'attore. Quindi e sei poi un po' anche... il sosia. Sì. Il sosia italiano dell'attore. Il sosia italiano dell'attore. Ma è un personaggio buono o cattivo? Personaggio buono, quindi, assolutamente. Quindi buono. Non mi spari se no, 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 assolutamente. Mi è andata bene, per questa volta mi è andata bene. Fai un saluto alle persone che stanno guardando il video. Ciao a tutti ragazzi, da Rick O'Connor, alias Brendan Fraser. Ciao ciao, da Milano Comics and Games. Allora, da Malpensa Fiere vi salutiamo con Topolino, ciao! Tanti baci, tanti baci, tanti baci! Ecco.